Questa è una grande occasione per la nostra regione per poter già da adesso presentare tutta una serie di grandi eventi che siano essi culturali ma anche di rilevanza paesaggistica. Questa tre giorni per noi qui a Rimini diventa fondamentale perché illustreremo agli addetti lavori, cioè a tutti i tour operator italiani e stranieri, quello che la Regione Marche vuole mettere in campo nei prossimi anni e in particolar modo nell'anno 2019. Intanto presenteremo tutti i grandi eventi a cui noi stiamo lavorando, e quindi parlo dell'infinito per i 200 anni dell'infinito, quindi un grande percorso dedicato a Leopardi 2019-2020 presenteremo il clou degli appuntamenti marchigiani, quindi che la nostra regione vuole dedicare a Raffaello, e successivamente verrà inaugurata quella grandissima mostra che è dedicata all'Otto, quindi precisamente il 19 ottobre, dove questa mostra sarà la più importante mostra culturale presentata negli ultimi 10 anni dedicata all'Otto. Ecco, questo secondo me è un bel messaggio perché permette sicuramente di destagionalizzare, ed è l'obiettivo nostro, rispetto alla stagione balneare, tutta una serie di appuntamenti, e quindi poter avere e poter accogliere turisti italiani e stranieri su questi grandi eventi culturali. Ecco, una mostra che è incentrata un po' a Macerata ma che in realtà è diffusa sul territorio. Sicuramente sì, anche questa è stata la grande intuizione avuta dalla regione, voluta dal presidente Ceriscioli, cioè di creare la mostra su Macerata dedicata all'Otto, ma altre 8 città dove ci sono grandissime opere d'arte dell'Otto saranno toccate da questa mostra, da questa rete. Quindi una sinergia forte tra la mostra principale e le altre opere che sono in altre 8 città che poi toccano tutte le province della nostra regione. Quindi il turista che vuole visitare la mostra dell'Otto a Macerata avrà un percorso condiviso, e quindi creerà una movimentazione, creerà anche un percorso economico importante. Turismo significa anche i cammini di cui oggi parliamo. Sicuramente sì. Noi siamo fortemente impegnati, forse siamo tra le prime 3 regioni d'Italia che credono in questo grande obiettivo che è dedicato ai cammini. In particolar modo noi presenteremo oggi i cammini lauretani e i cammini francescani. Sicuramente grandi vie che legano la parte religiosa ma anche a una valorizzazione più laica che è quella economico, sociale e culturale. Quindi l'obiettivo forte, dove noi stiamo investendo parecchi fondi europei, se immaginiamo che per la via lauretana sono più di 3 milioni e mezzo di euro, per i cammini francescani circa 500 mila euro per allestire, strutturare e fare proprio una segnaletica che permetta al camminatore di poter avere un percorso definito, e questo sicuramente sarà un altro, come dire, momento promozionale che noi come regione utilizzeremo per valorizzare queste vie, ma soprattutto i paesaggi, le città che poi toccano queste vie.